Con la preghiera oggi alziamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Facciamo nostra questa invocazione allo Spirito tutti insieme. Spirito Santo, riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi in essi il fuoco del tuo amore. Accendi in noi quello stesso fuoco che ardeva nel cuore di Gesù mentre egli parlava del regno di Dio. Fa che questo fuoco si comunichi a noi così come si comunicò ai discepoli di Emmaus. Fa che non ci lasciamo tanto soverchiare o turbare dalla moltitudine delle parole, ma che dietro di esse cerchiamo quel fuoco che si comunica e infiamma i nostri cuori. Tu solo, Spirito Santo, puoi accenderlo, e a te dunque rivolgiamo la nostra debolezza, la nostra povertà, il nostro cuore spento, perché tu riaccenda del calore, della santità, della vita, della forza del regno. Ravvive e nutri la nostra fede, il nostro spirito. Donaci leggerezza, agilità, serenità, perché possiamo con animo quieto e silenzioso ascoltare le meraviglie della tua parola e annunciarle fino ai confini del mondo. Amen. Ecco, sedetevi pure. Riepiloghiamo velocemente quanto abbiamo affrontato nei primi due incontri. Nel primo incontro siamo partiti da questa domanda: che cosa sta all'origine della nostra fede? E ci siamo accorti che contrariamente a quanto a volte si pensa, all'origine della nostra fede non ci sta un libro. La religione cristiana, la fede cristiana, non è la religione del libro. All'origine della nostra fede e anche all'origine della Sacra Scrittura c'è un avvenimento. E questo avvenimento si chiama Sacra Rivelazione. All'origine ci sta la rivelazione. E ci siamo accorti che la rivelazione non è semplicemente la comunicazione di alcune verità, per quanto importante. Perché se si fosse trattato di comunicarci delle verità, si poteva ipotizzare che questo nostro Dio riempiva un sacco di verità e poi ce le mandava giù e tutto era finito. La rivelazione invece, ci siamo accorti che prima di tutto appunto è un avvenimento, che nel primo libro di Samuele è descritto così: venne il Signore e stette accanto a Samuele, lo chiamò e gli disse. Quindi la rivelazione, prima di tutto questo Dio che entra nella storia dell'uomo, si mette in relazione con questo uomo, comincia a dialogare per invitarlo a entrare in comunione con lui. Quindi lo scopo della rivelazione non è semplicemente intellettuale conoscitivo, ma lo scopo della rivelazione è stabilire la relazione tra Dio e noi. Ed è per questo che nella Bibbia chi accoglie la rivelazione, attenti bene, non è che diventi semplicemente è uno più intelligente che sa più tante cose, ma uno che accoglie la rivelazione nella fede è salvato, perché accoglie la comunicazione stessa che Dio fa di sé, accoglie quindi Dio attraverso la sua parola, entra in comunione con Dio. E quando noi siamo in comunione perfetta con Dio e con gli altri, siamo già in paradiso. Questa è la salvezza. Noi siamo fatti per questo, per realizzarci nell'amore. Dio ci ha creato per questo, realizzarci nell'amore certamente con i fratelli,
ma abbiamo fama di un amore ancora più grande, l'amore di Dio. E lì uno diventa completamente, autenticamente se stesso. E si dice in termini, ripeto, biblici, teologici, diventa salvato, è salvato. Perché la vita dell'uomo è salvata quando, appunto, l'uomo raggiunge lo scopo per cui è venuto al mondo. E se lo scopo è, appunto, questo amore, questa relazione d'amore, ecco, e quando noi accogliamo la rivelazione di Dio nella fede, lasciamo già entrare Dio dentro di noi in questa relazione. Certo, finché siamo su questa terra, la relazione è sempre un po' incompleta. Soprattutto, non è mai così sicura. Perché finché viviamo su questa terra, possiamo sempre purtroppo tirarci indietro. Non ne siamo così sicuri. Di essere sempre in relazione con Dio, posso anche dire di no ad un certo punto. Per 30 anni sono stato in relazione con Lui, poi chissà perché scatta qualcosa e dice no, adesso basta, è chiuso, è già finita. Allora dall'inferno, scusate, dal paradiso passiamo all'inferno già su questa terra. Ma non perché Dio ti condanna all'inferno, ma perché se tu sei fatto per questo scopo della relazione, hai rotto la relazione, beh, ovviamente viene meno il senso della tua vita. Ok. La volta scorsa ci siamo accorti che questa rivelazione, che è l'avvenimento con cui Dio si mette in relazione con noi e ci comunica se stesso, oltre che il senso della vita, della storia, raggiunge il suo compimento in Gesù Cristo. Gesù Cristo è la pienezza della rivelazione. E ci siamo accorti che è la pienezza della rivelazione perché Gesù è il figlio di Dio. Perché Gesù è il figlio di Dio. Come dice il prologo di San Giovanni, Gesù è il Verbo incarnato. E ci siamo accorti che dire verbo e dire figlio significa utilizzare due analogie per dire qualcosa di analogo e di unico. Perché tanto parola quanto figlio in qualche maniera richiama il fatto che chi dice la parola esprime se stesso nella parola e chi genera un figlio esprime se stesso nel figlio. Quindi Gesù, in quanto espressione piena, perfetta di Dio, è la piena rivelazione di Dio, la piena comunicazione di Dio. Ed è per questo che abbiamo visto la volta scorsa. Gesù può dire a Filippo, ma Filippo, chi vede me, vede il Padre. Quindi Gesù Cristo, in quanto figlio e in quanto verbo incarnato, è, potremmo dire, il volto visibile del Padre invisibile. E mi è stato chiesto di recuperare proprio un po' questo inizio del prologo di Giovanni, dove si dice in principio era, prima di tutto, quello che dice Matteo 11: nessuno conosce il Padre se non il Figlio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. Per dire che c'è tra Padre e Figlio una conoscenza unica che un estraneo non potrà mai avere. Ma non è una conoscenza puramente intellettuale, è una conoscenza affettiva. E appunto per quello che Gesù è il rivelatore pieno di Dio, perché è il Figlio. E quindi solo Lui ha questa conoscenza unica di Dio in quanto Padre. Per quanto riguarda invece il prologo, si dice in principio era il verbo era presso Dio, il verbo era Dio. E appunto vi è stato chiesto, ma insomma cosa vuol dire qui? Presso Dio era Dio, o è presso o è? Ecco, vi ho fatto notare la volta scorsa che il testo greco può venirci un po' in aiuto, perché letteralmente, in base al testo greco, dovremmo tradurre così. In principio era il verbo, e il verbo era presso il Dio, con l'articolo. Il verbo era presso il Dio e il verbo era Dio. Che vuol dire? Che il verbo, che è la parola di Dio, che poi una volta fatta carne si chiama Gesù,
Verbo fatto carne si chiama Gesù. Il figlio di Dio fatto carne, fatto uomo, si chiama Gesù. Gli è andato qui, su questa terra, il nome di Gesù. Va bene. Prima si chiama Verbo e si chiama figlio di Dio. Questo testo allora ci dice che il Verbo era Dio, ma non è il Dio, ma piuttosto sta di fronte, sta presso, ma nel senso che è in relazione, sta di fronte in dialogo con il Dio. E per il Nuovo Testamento, quando c'è l'articolo al nome di Dio, indica per lo più il Padre. Quindi vuol dire che nell'eternità, da sempre, all'inizio, se vogliamo, di tutto cosa c'è. C'è appunto questa relazione d'amore che esiste tra il Padre e il Figlio, tra il Padre che è il Dio e il Figlio, che in questo caso è chiamato Verbo, ed è Dio come il Padre, ma non è il Padre perché è il Figlio, è il suo di fronte, ecco. È il suo di fronte con cui appunto il Padre può dialogare perché è al suo livello. E d'altra parte questo dialogo reciproco tra il Padre e il Figlio, ecco che poi un po' alla volta scopriremo, si chiama lo Spirito Santo. Per cui all'origine di tutto c'è il mistero della Trinità. Ma non da intendere è come qualcosa di incomprensibile, di astruso, che è anche vero, non astruso, però che supera la nostra comprensione, questo è vero. Ma la cosa bella è che parlare di mistero trinitario vuol dire parlare di un Dio che è amore, pienezza di relazione d'amore, dove appunto i tre si amano a tal punto da costituire un unico Dio, una cosa sola. Per questo noi crediamo che c'è un solo Dio, ma questo Dio è amore, cioè relazione tra il Padre e il Figlio nello Spirito. Ecco, ma è proprio per questo che quando questa espressione di Dio che è il Figlio diventa carne, allora diventa la relazione di Dio per noi. Guardando a Lui, noi possiamo intravedere veramente chi è Dio. Vogliamo sapere, possiamo sapere, intravedere qual è la sua volontà, qual è il suo disegno, qual è il suo amore per noi. Tutto questo lo vediamo in Gesù. D'accordo? Ecco. Questo è quello che abbiamo visto la volta scorsa. Oggi facciamo un passo in avanti. Vi ricordate che il titolo generale è Introduzione alla lettura, comprensione e interpretazione della Sacra Scrittura, della Bibbia. Non abbiamo ancora parlato di Bibbia, abbiamo parlato di rivelazione, perché all'origine della Bibbia ci sta l'avvenimento, questo fatto della rivelazione. Oggi invece facciamo proprio questo percorso, dalla rivelazione alla Bibbia. Dalla rivelazione alla Bibbia. E partirei da questa domanda. Nel capitolo 16 del Vangelo di Matteo, Gesù chiede ai suoi discepoli: ma voi chi dite che io sia? Pietro risponde: tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. E Gesù dice: beato te, Simone, perché né la carne né il sangue te l'hanno rivelato, ma il Padre mio che sta nei cieli. E io ti dico, tu sei Pietro, e su questa pietra edificherò la mia chiesa. È interessante. Dice che edificherà la sua chiesa. Quindi vuol dire che la chiesa è sua. La chiesa l'ha voluta lui. E per chiesa, attenti bene che dobbiamo non pensare come alla Chiesa così come è strutturata oggi, Papa, Vescovi, Preti, Diaconi, con tutte le varie istituzioni. Però la comunità di discepoli di Gesù, che fondamentalmente è la definizione più giusta ed essenziale della Chiesa anche oggi, la comunità dei discepoli di Gesù. Visto che l'ha voluta Lui, ci chiediamo, questa è la domanda che vorrei porre a voi, perché Cristo ha voluto la Chiesa? Ha voluto questa comunità dei discepoli? Che oltretutto, penso anche voi sarete d'accordo, è esattamente la realtà che fa più problema. Perché tutto sommato, anche in questo mondo, la figura di Gesù Cristo è anche affascinante. Chi almeno lo conosce un pochino, sa qualcosa, legge il Vangelo, cioè, però insomma, qui non è un banale uomo, qui c'è qualcosa di bello, di significativo.
Però quando, ad esempio, la gente dice: io sono credente ma non praticante, per lo più dice: io accetto Cristo, supposto che lo accetti, ma non accetto la Chiesa. Fino addirittura a Gandhi, che ha detto una cosa tremenda, perché diceva: sono affascinato da Cristo, ma i cristiani mi fanno schifo, no? Quindi Cristo non aveva tutti i torti, perché vedete bene che i cristiani sono i colonizzatori, sono quelli che andate a conquistare l'India, eccetera. Cioè, voi capite che per loro i cristiani erano quelli che menavano, quelli che uccidevano, e di fatto lui diceva: ma insomma, qui mi pare che Cristo non sia proprio esattamente così. E aveva ragione, va bene? Comunque lasciamo perdere Gandhi. Allora, oggi, ecco che addirittura anche tanti cristiani sulla Chiesa hanno qualche problemino, qualche sospetto o dire il rifiuto. E oggi chiediamo: ma se è così problematica, perché ha voluto una Chiesa Gesù? Perché l'ha voluta? Visto che non l'abbiamo inventata noi preti. Ha voluto lui, va bene, adesso li ha scelti lui, poi ha detto appunto che dovevano continuare. Chi è che vuole provare a rispondere? Io proverei, ma sono incompetente. No, io penso che lui abbia voluto incaricare Pietro di portare il messaggio del Vangelo. Insomma, ha detto: io non ci sono più perché dovrò tornare al Padre, e quindi voi sarete incaricati di divulgare la mia parola a tutte le persone, tutto lì. E attenti bene che non lo dice solo a Pietro, cioè la Chiesa è ovviamente tutta la comunità dei discepoli di Gesù. Questa è la risposta giusta. Cristo ha voluto la Chiesa semplicemente per questo. Perché la rivelazione di Dio che si è compiuta in Gesù potesse raggiungere tutti gli uomini. Perché quell'avvenimento con il quale Dio si è messo in collegamento con l'uomo e si è comunicato all'uomo, gli ha dato salvezza, potesse raggiungere tutti gli uomini di tutti i tempi. Ora voi capite che di per sé la rivelazione di Dio, visto che è un avvenimento, e un avvenimento che avviene nella storia, ha un carattere che è legato a quel momento storico. Quando ad esempio Luca dice al capitolo 3: nell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, mentre Ponzio Pilato era governatore della Giudea, Erode tetrarca della Galilea, eccetera eccetera, la parola di Dio scese su Giovanni figlio di Zaccaria nel deserto. Ti dice due cose: ti dice che siamo in quell'anno 15° dell'impero di Tiberio Cesare, quindi è un contesto storico ben preciso; ti dice che quella parola è stata rivolta a Giovanni, è stata rivolta nel deserto, quindi in un tempo particolare, a una persona particolare, in un luogo particolare. Ci siamo? Ma la rivelazione di Dio, pur essendo avvenuto in un tempo particolare, a delle persone particolari e in luoghi particolari, ha la pretesa di essere una rivelazione che ha valore per tutti. Cioè, facciamo l'esempio di Gesù Cristo, che è quello più evidente. Gesù Cristo, pienezza della rivelazione, ecco che è venuto per far conoscere Dio a tutti, per trasmettere l'amore di Dio attraverso in modo particolare la sua morte e risurrezione, e proprio a tutti, per portare quindi questa salvezza a tutti. Però voi capite che di per sé l'avvenimento, chiamiamo pure riguardante Gesù Cristo, si è verificato in quei 33 anni circa nella Palestina, in quel contesto storico. Allora, se però appunto Gesù è venuto come parola di Dio, come rivelazione di Dio, come salvezza di Dio per tutti, ovviamente com'è che fa quell'avvenimento che è avvenuto in quel momento particolare a raggiungere tutti? Com'è che fa a raggiungere tutti? Soltanto se c'è qualcuno che lo trasmette. Perché se non è trasmesso, tutto si chiude lì.
Se non ci fosse stata la Chiesa, noi non avremmo neanche saputo che c'è stato Gesù Cristo. Sarebbe sparito completamente. Perché nei grandi testi di storia, per noi Gesù Cristo, ma non trovi quasi niente su Gesù, nei testi antichi. Addirittura anche nei testi romani dell'epoca, tipo ad esempio negli annali di Tacito, c'è solo un piccolo riferimento a Gesù che per noi è importantissimo, che però per chi ha scritto probabilmente era una banalità. Quando appunto negli annali Tacito, annali vuol dire il resoconto anno per anno di quello che veniva nell'impero, perché si chiamano annali. E ad un certo punto Tacito dice che a Roma scoppiò un incendio. E dice al tempo di Nerone. E dice che venne data la colpa ai cristiani. E lui, siccome era uno storico, va a fare le ricerche per capire ma chi sono questi cristiani. E poi dice, scrive proprio così. Cristiani deriva da un certo Cristo che il procuratore Ponzio Pilato aveva messo a morte, ma questa lui la chiama esattamente questa deviazione religiosa che si pensava fosse ormai finita, in realtà si è diffusa ed è giunta fino all'urbe, cioè fino a Roma. Ci dice una cosa importante, cioè ci dice che dalla sua ricerca storica risulta che effettivamente sotto Ponzio Pilato è stato messo a morte un certo Cristo, va bene, per un motivo religioso, basta. Quindi se non ci fosse stata la Chiesa, la comunità cristiana, noi non sapremmo neanche che c'è stato Gesù Cristo, va bene? Quindi perché quell'avvenimento che si chiama Gesù Cristo, quel Vangelo che è bella notizia, che vuol dire tutto quello che Gesù ha detto, fatto e che è stato e che è, arrivi fino a noi e anche oltre noi, a tutti gli uomini, bisogna che quell'avvenimento, quel Vangelo venga trasmesso. Ma perché venga trasmesso ci vuole qualcuno che trasmette e quindi ci vuole la Chiesa. La comunità cristiana, sappiatelo bene, esiste soltanto per questo. La comunità cristiana esiste soltanto per trasmettere a tutti gli uomini il Vangelo di Gesù, la rivelazione, la parola di Dio che è Gesù. E attenti bene che lo fa con tutto se stesso. Lo fa ovviamente attraverso la predicazione, attraverso la catechesi, lo fa attraverso la celebrazione. Quando noi celebriamo l'Eucaristia e stiamo anche lì trasmettendo quello che Gesù ha detto e fatto, anzi lo trasmettiamo in maniera tale che si rende presente. La trasmissione la Chiesa la fa anche attraverso la testimonianza della carità. Quando Madre Teresa di Calcutta chiede a un moribondo dopo averlo curato, ma tu credi che Dio ti vuole bene? Lei dice, sì, adesso lo credo. Cioè, adesso lo credo, vuol dire, grazie alla testimonianza di quella suorina lì, che sapeva essere una cristiana, una credente in Dio, adesso lo credo. Quindi, senza parlare, semplicemente testimoniando la carità, ha trasmesso appunto il Vangelo di Gesù. Dio è amore. Quindi, perché questo è importante, la rivelazione o parola di Dio, che non è, ripeto perché mi preme a dirlo fino a stufarvi, non è soltanto un'informazione su determinate verità, ma è la comunicazione che Dio fa di se stesso all'uomo e lo salva, se lo accetta. Ecco, tutto questo raggiunge gli uomini di tutti i tempi soltanto se viene trasmesso. E questo ce lo dice, prendete allora il foglio che vi ho dato, anche il Vangelo di Marco al capitolo 16. Andate in tutto il mondo, dice il Cristo risorto, ai suoi discepoli, cioè alla Chiesa, potremmo dire alla comunità dei discepoli, Chiesa primitiva. Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura.
Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Avete notato che dice: proclamate il Vangelo ad ogni creatura. E attenti bene, questo è il capitolo 16 di Marco. E attenti bene che quando Gesù dice questo ai suoi discepoli, non esistono ancora i quattro Vangeli scritti. E allora cosa intende per Vangelo? È letteralmente la bella notizia che appunto Gesù ci ha portato e che Gesù è stato per l'umanità, grazie a tutto quello che ha detto, fatto, realizzato. La bella notizia che Dio è amore e che in Cristo ha voluto rendersi vicino all'uomo e salvarlo. Questo è il Vangelo, il succo del Vangelo. Ma appunto, e per quale motivo alla fin fine lui ha scelto i suoi apostoli discepoli? Per questo, andate in tutto il mondo. La Chiesa esiste per questo. Abbiamo così a che fare con la questione della trasmissione. Trasmissione della rivelazione. D'accordo? Ora, la trasmissione, ecco che può avvenire, e di fatto è avvenuta, in una duplice modalità. La prima modalità, anche in ordine cronologico, è stata la trasmissione viva. Quando dico trasmissione viva, vuol dire trasmissione fatta da persone vive che parlano, che celebrano, che incontrano le persone, che le ama, quelle che fa appunto la Chiesa viva. Trasmissione viva si chiama. La seconda, invece, forma di trasmissione è esattamente quella che viene chiamata la trasmissione scritta. Trasmissione viva, trasmissione scritta. Ora, la trasmissione viva, e poi ve la spiego, è esattamente quella che in termini ecclesiali o anche teologici si chiama la sacra. Chi è che me lo sa dire? La sacra tradizione. E invece la trasmissione scritta si chiama la sacra scrittura. Ecco, queste sono le due forme attraverso le quali appunto la Chiesa, attenti bene, adesso stiamo parlando della Chiesa, ma qualcosa di analogo vale anche per l'Antico Testamento, perché anche là abbiamo visto che ci sono stati avvenimenti di rivelazione. Ecco, immediatamente dopo che è avvenuto un avvenimento di rivelazione, la rivelazione, cioè quell'avvenimento, viene trasmesso in forma viva. Allora, ad esempio, il profeta comincia a dire: il Signore mi ha parlato e mi ha detto, e fa la sua predicazione. Questo è avvenuto anche nel Nuovo Testamento. La prima cosa che è avvenuta è quello che dice appunto Gesù: andate in tutto il mondo e annunciate, predicate. Quindi questa è la prima forma di trasmissione, la trasmissione viva, che avviene da persona a persona. D'accordo? La trasmissione viva. E si chiama, ecco, bravissimo. Una volta si chiamava tradizione orale. E il difetto di quell'espressione è che orale richiama soltanto la parola. Perché tradizione orale, voi sapete che orale deriva da os, che è la bocca. Quindi tradizione orale sarebbe quella che avviene attraverso la parola. Io vi ho fatto notare che non avviene soltanto attraverso la parola, anche attraverso la celebrazione, attraverso la testimonianza della carità. E quindi
è meglio parlare di trasmissione viva, cioè fatta di persone vive, che parlano, che celebrano, che pregano, che testimoniano, eccetera, eccetera. D'accordo? Voi capite però che questa trasmissione viva deve avere due caratteristiche. La prima è quella della fedeltà. Cioè, chi trasmette non deve tradire l'avvenimento originario di quello che Gesù ha detto e fatto. Non deve cambiarlo, deve trasmettere fedelmente quello che è avvenuto. Ma nello stesso tempo, attenti bene che non lo può ripetere come una specie di registratore e dice sempre esattamente la stessa cosa imparata a memoria. Perché? Perché quello che trasmette deve essere un Vangelo, cioè deve essere una bella notizia, quindi deve essere percepita da chi ti ascolta proprio come una bella notizia nella sua situazione. E per far questo cos'è che deve fare l'annunciatore, il predicatore? Deve appunto sempre coniugare fedeltà e attualità. Operazione un po' difficile, ma è così che bisogna mantenerla. Vi faccio un esempio. Un giorno, è certo, perché appunto è attuale, avviene in forma viva e proprio perché è viva sa adattarsi, perché quando invece è stata scritta, poi è scritta, basta. Mentre invece questa sa adattarsi agli avvenimenti e alle situazioni. Un esempio, c'è stata una volta una catechista nella parrocchia, sempre dove ero prima, non parlo mai di lei, no? Va bene, anche perché non ho conoscenza, diciamo così, di prima persona della catechesi, mi ha detto, oggi io non sono riuscito a fare catechismo, perché i miei ragazzi non stanno attenti, insomma, erano fuori, e dice però, io avevo nel mio programma che dovevo parlare della morte e risurrezione di Gesù. Ah, bene. E io gli dico, ma scusa, ma tu sai cos'è successo nel gruppo di questi ragazzi? Sì, certo, dice. Lo so, dice, che ha fatto un incidente un loro amico ed è morto. Ah, dico, e secondo te tu puoi parlare tranquillamente della morte e risurrezione di Gesù come non fosse successo niente. La morte e la risurrezione di Gesù non è un Vangelo fino a quando tu in quel momento non fai capire a quei ragazzi, guardate, che se possiamo ancora sperare di poter incontrare questo nostro amico, di sapere che è ancora in mani buone, è perché Gesù è morto anche per lui e se l'è portato con sé in paradiso. Cioè, annunciare la morte e risurrezione, ma in quel contesto, non morte e risurrezione come se non riguardasse nessuno. Bla bla bla. Questo è un esempio per dire che la tradizione, la trasmissione viva deve far questo, che è quello che deve fare la catechesi. Cioè, deve sempre, non più che soggettiva, mantenere la fedeltà, ma nello stesso tempo tradurla per chi hai davanti. Capito? Quella. Sì, se vuoi chiamarla soggettiva, io preferisco personale. Cioè nel senso che quella parola viene annunciata in maniera tale che sia percepita per quello che è Vangelo, bella notizia, per chi ti ascolta. Perché se tu parli senza tener conto di chi ti ascolta, questo passa sopra. D'accordo? Quindi, da un lato fedeltà e dall'altro, però, appunto, attualità. La cosa significativa è che in pratica anche questa rivelazione è trasmessa in forma viva, quindi in pratica la predicazione, ripeto, le celebrazioni, eccetera, è interessante per il fatto che, vedete cosa dice la prima Tessalonicesi 2,13, ve l'ho scritto sotto. Rendiamo continuamente grazie a Dio perché,
ricevendo la parola di Dio che noi vi abbiamo fatto udire. L'avete accolta non come parola di uomini, ma qual è veramente come parola di Dio che opera in voi credenti. Allora, qui dice, voi avete accolto la parola che noi vi abbiamo fatto udire. Quindi notate bene che non è più la rivelazione, l'avvenimento della rivelazione, ma è già la trasmissione, è il predicatore che appunto ha fatto proprio l'avvenimento della rivelazione di Gesù, lo trasmette, vi ho fatto udire la parola. E dice, e voi l'avete accolta non come parola di uomini, ma come è veramente quale parola di Dio. Cosa vuol dire? Che anche la rivelazione a parola trasmessa mantiene la caratteristica di essere parola di Dio. Cioè, attraverso quella trasmissione, appunto quella parola trasmessa, Dio ti parla oggi. È parola di Dio. L'avvenimento della rivelazione non è soltanto all'inizio ed era legato lì il Dio che parla, il Dio che si mette in contatto, ma è dentro la parola che viene annunciata. E quindi si può dire, oggi Dio mi ha parlato. Quando ascolti un annuncio della parola che ti tocca il cuore, che ti cambia la vita, che ti fa rinascere nella speranza, dici, sì, oggi il Signore mi ha parlato. Ed è vero. Quindi non è soltanto parola di Dio la rivelazione, ma è parola di Dio anche la rivelazione trasmessa attraverso la parola, i fatti, gli avvenimenti. Ci siamo fino a qui. E da questo punto di vista è importante saper distinguere tra sacra tradizione normativa e le cosiddette tradizioni storico-culturali, sia pure dal punto di vista cristiano. Faccio un esempio. La tradizione normativa è, proprio perché è la trasmissione viva della parola di Dio, attenti bene che quando io l'accolgo so che è la parola di Dio che mi chiede di accoglierla, di vivere secondo un determinato stile, e la Chiesa vive secondo quella parola. Però ecco che questa accoglienza e questa, potremmo dire, esperienza attuale della parola viene fatta poi in forma legata al contesto storico. L'esempio tipico della liturgia appartiene certamente alla tradizione normativa della Chiesa il fatto che venga celebrata l'Eucaristia, perché Gesù fin dalle origini ha detto fate questo in memoria di me. E quindi tutte le volte che nella Chiesa si celebra l'Eucaristia si sta continuando appunto quanto Cristo ha detto. Quello che lui ha fatto viene trasmesso oggi, viene rivissuto oggi. E quindi non ci sarà mai una Chiesa che non celebra l'Eucaristia. Va bene? Il fatto però che questa celebrazione venga fatta in italiano o in latino o in greco o in becciuano, questo dipende dal contesto storico. E cioè non è normativo il fatto che la celebrazione della Santa Messa debba essere fatta in latino, ma a secondo del contesto, perché la celebrazione è fatta per l'uomo e quindi bisogna che l'uomo sia in grado di interagire, di capire, eccetera. Ma non soltanto a livello di lingua, a livello anche di riti. Voi sapete che c'è una pluralità di riti, e cioè una pluralità di modi di celebrare l'Eucaristia. Per fare un esempio molto vicino a noi, voi sapete che ad esempio se andiamo anche solo a Milano, non c'è più il rito latino, ma c'è il rito ambrosiano. Oh, piccola differenza, però è significativo, è già un rito diverso. Eppure nessuno fa problema che ci sia un rito diverso. Se andiamo in Grecia, troviamo invece, ad esempio, un rito che è completamente diverso. Non so, ad esempio, il rito bizantino. Se
andiamo in Serbia, abbiamo il rito bizantino slavo. Cioè, l'Eucaristia è unica, la celebrazione è valida in qualsiasi rito tu lo celebri, però i riti possono cambiare a seconda del contesto storico-culturale in cui ti trovi. E questo, attenti bene, vale anche nel corso della storia della Chiesa. Nel corso della storia della Chiesa non è che la celebrazione eucaristica sia sempre venuta nella stessa maniera, perché un conto approssimativamente i primi 10 secoli della Chiesa, dove appunto la celebrazione veniva in una determinata maniera, poi con l'inizio del Medioevo, soprattutto con l'influsso di una mentalità piuttosto rigida che sottolineava la presenza di Dio, il Dio tremendo nell'Eucaristia, allora con quella mentalità si è cominciato a cambiare qualcosina nella celebrazione. Dopo il Concilio di Trento è cambiato il tipo di celebrazione, dopo il Concilio Vaticano II è cambiato un altro, no? E non so, chi si ricorda come veniva celebrata l'Eucaristia prima del Concilio di Trento? Non solo in latino, ma ad esempio il prete voltava le spalle, il prete era vestito in una maniera diversa, c'erano diverse maniere diverse. Ora, attenti bene, è che questo ci dice che la celebrazione eucaristica è sempre celebrazione del mistero di Cristo, ma le modalità possono cambiare e debbono cambiare a seconda del contesto storico. Quindi la celebrazione eucaristica appartiene alla tradizione normativa. Le varie ritualità, i vari modi di celebrare appartengono alle tradizioni storico-culturali che possono cambiare. E che guai a assolutizzarle, come se fossero appunto definitive intoccabili, perché non sono per niente intoccabili, anzi devono cambiare. O questo, attenti bene, non vuol dire, e qui sta l'errore, sapete, del vescovo Lefebvre, no? Che ha dato origine poi a questa chiesa chiamata conservatrice, ma al di là di quello. E l'errore di Monsignor Lefebvre, attenti bene, non sta nel fatto di dire io ritengo che il celebrare secondo il Messale di San Pio V, quindi dal Concilio di Trento, sia una bella celebrazione. Questo nessuno glielo nega. Può anche darsi che effettivamente per lui sia una bella celebrazione. Può anche darsi che per lui o per qualcun altro aiuti a vivere meglio il mistero eucaristico. Su questo noi non discutiamo su questo. L'errore di Lefebvre quando dice questo deve essere l'unica maniera per celebrare l'Eucaristia anche oggi. No, qui sbaglia. Non è l'unica maniera. Avete capito? Tanto è vero che anche ha cominciato già Paolo VI a dire che di per sé si poteva anche ritenere che se ritenevano opportuno celebrare, andassero avanti a celebrare così, ma non che condannassero gli altri perché celebravano in un'altra maniera. Non so se mi sono capito. Quindi guardate che importante questa distinzione tra la tradizione normativa con la T maiuscola e le tradizioni liturgico culturali, storiche, che invece cambiano e debbono cambiare. Qui abbiamo a che fare quindi con la trasmissione viva. Vi dicevo che poi c'è un'altra forma di trasmissione, la trasmissione scritta. Allora c'è stato, innanzitutto nella Sacra Scrittura, qualche testo che è nato immediatamente come scrittura. Ad esempio, le lettere di Paolo sono state scritte, sono entrate nella Sacra Scrittura, nel senso che non è che ci sia stata prima, non è che sia stata prima la trasmissione viva, ma subito sono nate in forma scritta, perché se sono lettere, le lettere si scrivono. Va bene? Adesso ci telefoniamo, allora non c'era il telefono. Va bene? Abitualmente invece com'è che avviene l'origine della Sacra Scrittura? Ecco che
quello che prima veniva trasmesso in forma viva, quindi la predicazione, eccetera, ad un certo punto si sente l'esigenza di metterla per scritto. Perché? Perché ci sono delle motivazioni particolari. Situazioni particolari. Ad esempio, per quanto riguarda l'Antico Testamento, è stato determinante in questo passaggio dalla trasmissione viva alla Sacra Scrittura l'esperienza dell'esilio babilonese. Siamo nel VI secolo avanti Cristo. Allora, il popolo ebraico, dopo la distruzione di Gerusalemme, è stato portato a Babilonia. E lì dice: non abbiamo più né principe, né profeta, né sacerdote, né olocausti, né tempio, né luogo dove presentarti. Cioè dice, il popolo, non abbiamo più niente. Siamo come dei cadaveri. Ma attenti bene, in mezzo a un popolo che non è appartenente alla religione di Yahweh. Quindi il rischio è, prima di tutto, di dimenticare e, in secondo luogo, di confondersi in mezzo a tutti. E in questo contesto ecco che nasce l'esigenza di mettere per scritto quello che prima veniva trasmesso oralmente in forma viva. Tanto vero che la stragrande maggioranza dei libri dell'Antico Testamento nascono proprio nel periodo dell'esilio. Questo per l'Antico Testamento, quello che noi chiamiamo Antico Testamento, ma che gli ebrei chiamano la loro Sacra Scrittura, ovviamente, è la loro Sacra Scrittura, va bene. Invece il Nuovo Testamento, perché nasce a un certo punto nella forma scritta? Perché finché c'è la presenza degli apostoli, tutte le volte che c'era un qualche problema nella comunità cristiana, si faceva riferimento all'apostolo. Perché? Beh, perché l'apostolo è il testimone oculare, ha visto Gesù, ha sentito Gesù, è stato con Gesù, la sua parola ovviamente è autorevole. Quello che ti dice lui, lui l'ha percepito da Gesù. E quindi, discussione finita. Però questa comunità dice, e quando non ci saranno più gli apostoli? Perché incominciano a vedere che qualche apostolo muore, muoiono anche gli apostoli. E allora dicono, ma chi ci garantirà è l'autentica rivelazione di Dio in Cristo quando non ci sono più gli apostoli? E allora, ecco che ovviamente la Chiesa, che noi teniamo guidata dallo Spirito Santo, perché non è che lo Spirito Santo dorma, accompagna continuamente la Chiesa, ha trovato una duplice soluzione. La prima soluzione è stata esattamente quella di mettere per scritto quella che prima era la predicazione. Quindi la predicazione degli apostoli un po' alla volta viene messa per scritto. E allora nascono, ad esempio, per quanto riguarda i Vangeli, i quattro Vangeli. Va bene? Che attenti bene, non è che li abbiano inventati, ad esempio, Marco o Luca, che certamente non erano apostoli. Va bene? Ma in pratica Marco e Luca non fanno altro che mettere per scritto quello che loro hanno sentito dalla predicazione degli apostoli. Quindi la prima, diciamo così, la prima modalità è proprio quella appunto di mettere per scritto. Perché la predicazione degli apostoli messa per scritta rimane anche quando muoiono appunto gli apostoli, che poi nasce il Nuovo Testamento. Attendi bene però che c'è anche un'altra invenzione guidata dallo Spirito Santo per garantire che quanto viene scritto, che quella rivelazione di Dio in Cristo venga trasmessa in maniera sicura, senza deviazione. Ed è esattamente quella delle invenzioni dei cosiddetti successori. I successori degli apostoli. E cioè, ad esempio, l'apostolo Paolo, che di per sé non ha conosciuto direttamente Gesù, va bene? L'apostolo, proprio per questo,
e scrive a un certo punto una lettera ai Galati che ha sentito l'esigenza di andare a Gerusalemme per confrontarsi con quelli che sono, dice, i pilastri della comunità cristiana, quindi Pietro, Giacomo, Giovanni, proprio per ricevere da loro il Vangelo di Gesù. Va bene? Poi lui lo trasmette adattandolo alla gente di lingua greca, ai pagani. Pietro, calma, quella è un'altra cosa. Quindi l'Apostolo Paolo, mentre Pietro predica ai giudei, Paolo dice: io sono stato mandato ai pagani. Sì, sì, c'era anche non una cosa di poco conto, contro, però certamente perché c'era un problema grosso. Il problema grosso era di sapere se i pagani, per diventare cristiani, prima dovevano farsi ebrei. Il problema della circoncisione. Ma adesso non possiamo entrare perché abbiamo poco tempo. E ad un certo punto però l'Apostolo Paolo si accorge che è vecchio, sta terminando la sua corsa, è in prigione. E che cosa fa? E prende un suo discepolo che è Timoteo e gli trasmette il Vangelo in forma più completa, più autorevole, e poi gli impone le mani. E a questo punto ecco che Timoteo diventa il cosiddetto primo vescovo, cioè successore degli apostoli. Quindi sono due le modalità che lo Spirito ha suggerito alla Chiesa per garantire che l'avvenimento, la rivelazione si mantenga inalterato e giunga dappertutto. Primo, mettere per scritto. E in secondo luogo, trovare il successore degli apostoli e che continui quindi la catena di successore. Per cui l'apostolo trasmette al suo successore, il successore trasmette all'altro successore, finché arriviamo al vescovo Pier Antonio che è in Brescia, che è ammalato. Però attenti bene che è la catena. Quindi, se vi chiedessi quali sono gli strumenti che garantiscono che la Chiesa bresciana è la Chiesa di Cristo, voi che cosa mi rispondereste? Il Vescovo? La Sacra Scrittura? Abbiamo appena detto. Sono due gli strumenti che garantiscono la continuità e la fedeltà. La Scrittura, perché una volta messa per scritto non cambia più. E poi però, attenti bene, il Vescovo in quanto successore degli Apostoli. Va bene? Ecco che una volta che la trasmissione viva è diventata trasmissione scritta e quindi è diventata Sacra Scrittura, ecco che questa Sacra Scrittura è evidentemente è normativa per sempre e il testo che è stato scritto è stato fissato una volta per sempre. Però adesso nasce la domanda: come facciamo a essere sicuri che dall'avvenimento della rivelazione alla trasmissione viva alla stesura scritta si sia mantenuto l'autentico Vangelo? Cioè, chi garantisce che la Scrittura è effettivamente parola di Dio per sempre? Chi me lo sa dire? Lo Spirito, che si chiama ispirazione. E cioè, questi testi sono diventati testi normativi perché scritti per ispirazione dello Spirito Santo. Anche se l'ispirazione dello Spirito Santo, poi vediamo in che cosa consiste, è una cosa fondamentale. Però voi capite che l'ispirazione è vera, ma non sempre immediatamente verificabile. E allora, ad esempio, era nata la domanda: perché ci sono solo i quattro Vangeli di Matteo, Marco, Luca, Giovanni, visto che ne circolavano anche altri cosiddetti Vangeli apocrifi? Ecco, vuol dire che accanto al criterio dell'ispirazione c'è poi la conferma ecclesiale. E cioè, il criterio è: quando un Vangelo
è stato accolto nelle chiese ed è diventato oggetto della preghiera, della lettura, quando leggono la parola di Dio, del commento, allora l'accoglienza ecclesiale diventa garanzia che effettivamente quel testo è stato ispirato. Mentre invece, ad esempio, i Vangeli cosiddetti apocrifi, che hanno un certo valore storico, non sono mai stati riconosciuti e quindi non sono mai stati letti, ad esempio, all'interno delle comunità cristiane, e quindi se vuole, uno vuole può leggerli, può trovare delle notizie che non si trovano nei Vangeli, non sappiamo fino a che punto siano effettivamente conformi alla realtà, però, ripeto, la Chiesa non li ha definiti ispirati e canonici. Ultima cosa che volevo dirvi però è questa. E la rivelazione di Dio, trasmessa prima in forma viva e poi diventata sacra scrittura, ecco che mantiene il carattere di essere parola di Dio. Diciamo, la rivelazione, l'avvenimento della rivelazione è parola di Dio, però anche la predicazione, la parola trasmessa in forma viva è parola di Dio. Quello che abbiamo visto, dice l'apostolo Paolo, avete accolto la parola che vi ho trasmesso non come parola di uomo, ma come è veramente parola di Dio. Quindi anche la parola trasmessa è parola di Dio, vuol dire attraverso quella parola Dio parla oggi. Ma anche la Sacra Scrittura è parola di Dio. Vuol dire che quando noi, ad esempio durante la messa, ascoltiamo la prima lettura e alla fine si dice parola di Dio, o anche la seconda, poi leggiamo il Vangelo e si dice parola del Signore, e noi stiamo facendo una professione di fede, dicendo, ecco, noi riconosciamo che attraverso queste parole scritte Dio ci parla oggi. Quindi vuol dire che l'avvenimento della rivelazione è reso presente attraverso quella parola. Quando appunto la dicevamo, venne il Signore, stette accanto a Lui, lo chiamò e gli parlò, avviene adesso, quando noi siamo lì nella celebrazione eucaristica, attraverso non più, ripeto, un intervento straordinario di Dio, magari udibile in qualche maniera, ma attraverso quella parola scritta. Ma anche quando facciamo la meditazione personale, dovremmo sempre dirlo. La cosa fondamentale che dobbiamo fare in una meditazione personale, prima di tutto fare un atto di fede. Quando tu leggi un brano, oltre ad aver invocato lo Spirito, ecco, io credo, Signore, che questa è la tua parola. E quindi in essa ci sei tu. Attraverso questa parola che è stata scritta una volta per sempre, tu mi parli adesso. E io sono contento e ti ringrazio. Questo dobbiamo dirlo. È così. Voi sapete che anche Gesù ci ha confermato che anche il testo scritto è parola di Dio. Chi è che si ricorda? Ad esempio, che cosa risponde Gesù al demonio quando è tentato nel deserto? Che gli dice, di che se tu sei figlio di Dio, di che queste pietre diventino pane. E cosa risponde Gesù? No, prima c'è un'altra cosa. No. Sta scritto, non di solo pane vivono. Sta scritto vuol dire Dio ha detto. E dov'è che si trova? Nell'Antico Testamento. Quindi nell'Antico Testamento, che è un testo scritto, Gesù dice, guarda che Dio dice così. E non è l'avvenimento, ma è la Sacra Scrittura, ma è parola di Dio. Dio parla attraverso quella parola scritta. Non dimenticate mai questo, è troppo importante. Va bene? E guardiamo se c'è ancora. Per quanto riguarda l'ispirazione, vedete cosa dice la seconda lettera di Pietro, capitolo primo. Sappiate anzitutto questo,
nessuna scrittura profetica. A te di me che era sacra scrittura. Scrittura, dice. Nessuna scrittura profetica va soggetta a privata spiegazione, perché non da volontà umana è mai venuta una profezia, ma mossi da Spirito Santo parlarono quegli uomini da parte di Dio. E poi secondo Timoteo, tu però, scrive l'apostolo Paolo Timoteo, tu però rimani saldo in quello che hai imparato e credi fermamente. Conosci coloro da cui lo hai appreso e conosci le sacre scritture fin dall'infanzia. Queste possono istruirti per la salvezza che si ottiene mediante la fede in Cristo Gesù. Tutta la scrittura ispirata da Dio è anche utile per insegnare, convincere, correggere ed educare nella giustizia, perché l'uomo di Dio sia completo e ben preparato per ogni opera buona. Quindi alla domanda, perché la Sacra Scrittura abbiamo la sicurezza che è parola di Dio? In virtù dell'ispirazione. Quelli che hanno scritto sono stati ispirati da Dio. Cosa vuol dire, secondo voi, che sono stati ispirati? Sì, però che cosa vuol dire in concreto? Chi ha sentito e chi ha parlato. Questo è vero. C'è certamente una comunicazione, lo Spirito Santo che comunica, ma... Un'adesione. C'è anche un'adesione. Altri... Ho detto, che cosa intendiamo per ispirazione? Voi quando sentite, sono libri ispirati, che cosa vi viene? Provate a tradurre quel termine con un'altra parola. Suggerimento. E lei dice comunicazione, dicevi. Altro? Aveva prescelto, sì. Vedete, il difetto di queste due risposte, che sono anche belle, sta in questo. È che se gli autori sacri, quelli che hanno scritto, che si chiamano agiografi, termine tecnico, agiografo, che non è apocrifo, agiografo, va bene? Se, ad esempio, come diceva lei, gli autori scrivono sotto comunicazione da parte dello Spirito Santo, oppure se questi scrivono sotto suggerimento dello Spirito Santo, ma allora vuol dire che quello che scrivono nasce in quel momento. Ma noi ci siamo accorti che non nasce in quel momento, perché quello che scrivono è quello che è avvenuto magari qualche secolo prima. Perché la scrittura trasmette in forma scritta che cosa? L'avvenimento della rivelazione che è avvenuto prima. E quindi il contenuto della Sacra Scrittura non glielo suggerisce lo Spirito Santo in quel momento, perché c'è già. E per il fatto che siamo partiti... Siamo partiti dalla rivelazione ed è sempre esattamente quell'avvenimento che continua a essere trasmesso, attualizzato, fino a che arriva nella forma scritta e poi oltretutto va avanti ancora la forma di trasmissione viva, perché la Chiesa continua a farlo. Quindi attenti bene che anziché parlare di comunicazione da parte dello Spirito Santo o parlare di suggerimenti dello Spirito, è meglio parlare di assistenza, l'assistenza dello Spirito Santo che fa sì che colui che scrive e scriva sia pure con la sua libertà, con la sua mentalità, con le sue capacità di scrivere. E per cui butto lì una cosa: se uno non è proprio bravo a scrivere, ti fa l'H, ci fa A senza H, va bene? Non è questo il problema. Secondo la sua capacità, appunto, ti mette per scritto. Però lo Spirito garantisce che quello che mette per scritto è conforme, appunto, alla rivelazione. Certo che c'è lo Spirito, ma è certo che però è l'assistenza dello Spirito. Non è lo Spirito che ti suggerisce, che ti detta, perché il contenuto ce l'hai già. Hai capito? Semplicemente lui deve
assisterti perché tu non scrivi delle cose sbagliate. Sì, se vuoi un controllore, va bene? Va bene. Da questo punto di vista, guardate che cosa dice la Dei Verbum 11. Dei Verbum 11, ho già detto più volte che la Dei Verbum è la costituzione dogmatica sulla divina rivelazione del Concilio Ecumenico Vaticano II. Dei Verbum 11 dice: la Santa Madre Chiesa per fede apostolica, quindi vuol dire che a partire dagli apostoli, ritiene sacri e canonici. Quando dice canonici vuol dire normative, dietro c'è il famoso principio del canone. Ritiene sacri e canonici tutti interi i libri, sia del Vecchio che del Nuovo Testamento, con tutte le loro parti, perché scritti per ispirazione dello Spirito Santo. Va bene? E poi ti aiuta a capire, essendo scritti per ispirazione dello Spirito Santo, hanno Dio per autore e come tali sono stati consegnati alla Chiesa. Poi lì c'è un errore, mettete un punto, perché dice: per la composizione dei libri sacri Dio scelse e si servì di uomini nel possesso delle loro facoltà e capacità, affinché agendo egli in essi e per loro mezzo scrivessero come veri autori tutto e soltanto quelle cose che egli voleva fossero scritte. Molto chiaro. Allora, qui ti dice che di per sé la Sacra Scrittura è paradossalmente a due autori. Il primo autore è, vedete che c'è Dio stesso. Perché? Perché all'origine c'è Dio che parla. All'origine c'è la rivelazione. E quindi è quello che l'autore scrive, non mica roba sua, è roba che è stata rivelata da Dio. Quindi il primo autore trascendente è ovviamente Dio. Però dice che anche il secondo autore, che è quello umano, lo scrittore, non è semplicemente uno che scrive sotto dettatura, perché se fosse così, di proprio non ci mette niente. Sei un vero autore, vuol dire che quella parola che gli è stata trasmessa, che ha ricevuto da Dio con l'aiuto dello Spirito Santo, lui l'ha scritta, ma secondo la sua sensibilità, la sua personalità, secondo i destinatari per i quali scrive. Questo, allora, però, attenti bene, ci apre su un ultimo problema che porrei in questi termini. Secondo voi la Sacra Scrittura contiene degli errori? Ah, dice di sì. Ateo miscredente. No, scherzo. No, guarda che hai ragione. Allora, contiene degli errori la Sacra Scrittura? Quali errori? Quindi, se ad esempio uno in ortografia aveva 4, ti scrive, no, è così, ti scrive un testo che è un po', oppure, che ne so, se Luca, che probabilmente era un medico, sapeva scrivere bene, ti scrive un Vangelo che tu lo leggi molto volentieri, ti piace. Magari un altro è un po' più zoppicante. Ma al di là di questo, bisogna riconoscere che se sono stati veri autori, il Signore li ha assistiti, ma perché scrivessero secondo appunto le loro caratteristiche. Allora, questo vuol dire che dobbiamo sempre domandarci, dice che hanno scritto soltanto quello che Dio voleva che fosse scritto, cioè la verità rivelata. Ora nasce la domanda, ma che tipo di verità ci insegna la Sacra Scrittura? Visto che avete detto che c'è dentro qualche errore, quindi se c'è qualche errore vuol dire che non è tutto vero quello che sta scritto. Dico bene? Facoltà e capacità, magari scrive meglio, al di là di quello. Ad esempio, voi sapete che su questo problema, con Galileo Galilei, le cose non sono andate così tanto bene.
Perché? Perché nel libro di Giosuè sta scritto: fermati, o sole. Nel senso che stanno facendo una guerra contro gli Amaleciti e gli ebrei dicono: fermati, o sole, perché se tu invece tramonti e viene l'oscurità, non riusciamo a vincere la guerra. Fermati, stiamo vincendo. E allora, quando Galileo Galilei incomincia a dire: guardate che non è il sole che si muove, ma è la terra che gira attorno al sole, e al centro è fermo. E qualcuno, in base alla Bibbia, no. Se dice fermati il sole, vuol dire che il sole si muove. Va bene? E qui aveva ragione Galileo Galilei, anche se è stato messo per un po' di tempo in prigione, però trattato bene. Però è stato... Sì, è stato messo in prigione. Sì, no, non... Ah, dici, c'eri tu. C'eri anche tu con lui. Va bene. Comunque Galileo Galilei diceva: guardate, è che la Sacra Scrittura non vuole insegnarci come vanno i cieli, come girano, come funzionano, ma la Sacra Scrittura vuole insegnarci come si va in cielo, cioè come si va in paradiso. E questa ormai è diventata una recezione pacifica nel Concilio Vaticano II. Vedete lì il secondo testo di Dei Verbum 11, leggi tu. Poiché dunque tutto ciò che gli autori ispirati e agiografi asseriscono è da ritenersi asserito dallo Spirito Santo, bisogna ritenere per conseguenza che i libri della Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità che Dio, per la nostra salvezza, volle fosse consegnata nelle Sacre Scritture. Allora sappiate che al Concilio Vaticano II questa frase finale ha impegnato i padri per più mesi, perché è un problema grosso. È intervenuto anche Paolo VI a fare una proposta finché si è arrivati a questa frase che è stata accolta. Vedete che intelligentemente si dice: i libri, dobbiamo ritenere che i libri della Sacra Scrittura insegnano con certezza, fedelmente e senza errore la verità, ma poi precisa che tipo di verità. La verità che Dio per la nostra salvezza, quindi la verità che riguarda la nostra salvezza, non altri tipi di verità. Quindi ad esempio la Sacra Scrittura non si impegna su verità di tipo geografico, di tipo scientifico, su quelli non si impegna. E tutte le volte che si vuole interpretare la Bibbia con una mentalità scientifica si sbaglia sempre, no? Perché allora c'è stato qualcuno che ad esempio, ecco, la Bibbia dice che Dio ha creato il mondo in 7 giorni, ecco, quindi conferma la teoria dell'evoluzionismo, non è stato creato tutto in un momento ma un po' alla volta per evoluzione, però... Questo alla Bibbia non interessa proprio un bel niente, non è un problema della Bibbia. Alla Bibbia interessa trasmetterci quella verità di Dio che ci permette di far sì che la nostra vita raggiunga pienezza, pienezza di senso, pienezza di vita, che cioè sia salvata nella relazione d'amore con Dio e con gli altri. Questo, il resto non gli interessa. Per cui tutte le volte che nella Sacra Scrittura questo non vuol dire che la Bibbia non abbia un fondamento storico. Si vuol semplicemente dire che la Bibbia non è un libro di storia. No, come andiamo quando andiamo a scuola, c'è il libro di geografia e il libro di storia. Ecco, perché chi l'ha scritto la Bibbia non è uno storico di professione. Aveva interesse per la salvezza dell'uomo più che per l'esattezza storica. Quindi quando nella Bibbia troviamo precisazione dal punto di vista anche geografico. Guarda che molte volte è più che avere un valore geografico, hanno un valore simbolico teologico.
esempio, capitolo quinto del Vangelo di Matteo. In quel tempo Gesù salì sulla montagna e disse: beati i poveri in spirito, perché di essi e il regno dice, stavi addormentandoti. No? Poi andiamo invece nel Vangelo di Luca, il quale dice: Gesù, giunto in un luogo pianeggiante, disse: beati voi poveri, guai a voi ricchi. Allora uno dice: ma chi, come Elac? Allora sto benedetto discorso delle beatitudini l'ha fatto sulla montagna o l'ha fatto in pianura? Perché per noi o è vero l'uno o vero l'altro. E in realtà alla Sacra Scrittura non interessa un bel niente che sia fatto in montagna dal punto di vista geografico. Però invece, perché Matteo lo colloca sulla montagna? Perché Matteo, e qui ci aiuta a capire, è che i Vangeli sono quattro, non soltanto perché la rivelazione di Cristo non può essere mai espressa con un unico libro soltanto, è molto più ricca, va bene? Ma anche perché i Vangeli sono quattro perché tengono conto dei destinatari. Allora, Matteo scrive per dei cristiani che provengono dal giudaismo. Per un giudeo è importante che Gesù abbia fatto quel discorso sul monte, perché cos'è che è avvenuto sul monte? Che Mosè ha ricevuto la legge. Questa è la nuova legge. Allora Gesù la deve emanare sul monte, perché Gesù è il nuovo Mosè. Mentre invece Luca, che scrive il suo Vangelo per gente che proviene dal paganesimo, dall'ellenismo, con la mentalità greca, a questo non interessa un bel niente, che sia sul monte o in pianura, cioè, capite? Quindi a volte, quando sarà il tema della volta prossima, quando dobbiamo interpretare la Sacra Scrittura, non dobbiamo essere dei grandi professori, nemmeno io sono capace di farlo, però ci sono alcuni criteri elementari che ci possono permettere di, perlomeno, non prendere delle grandi cantonate. E concludiamo allora come sintesi finale con Dei Verbum 21. La Chiesa ha sempre venerato le divine scritture, come ha fatto per il corpo stesso di Cristo, non mancando mai, soprattutto nella sacra liturgia, di nutrirsi del pane di vita dalla mensa, sia dalla parola di Dio che dal corpo di Cristo, e di porgerlo ai fedeli. Avete notato che è audace quello che dice? Praticamente se la mette sullo stesso livello, la mensa della parola e la mensa della parola. Dio si comunica a noi, entra dentro di noi, attraverso la parola e attraverso l'Eucaristia, ma è sempre lo stesso. Io vi ho fatto notare che c'è un crescendo di un però è molto importante. Dico questo perché per tanti secoli non è stato così. Ad esempio, io mi ricordo quando ero bambino che soprattutto gli uomini maschi aspettavano fuori dalla chiesa fino a quando suonava il campanello del Santus, allora entravano, perché si riteneva che la messa era valida a partire o dall'offertorio o dal Santus. Era sufficiente. Poi, oltretutto, quando erano stati lì un po' e si cominciava a fare la comunione, questi uscivano perché non facevano la comunione. Quindi tutto era lì. Capite? Direi l'errore. Qui dice no, è la stessa mensa. Dio si comunica a noi prima nella parola e poi con il dono del suo corpo, cioè di sé, ma è sempre Lui. Ascolta. Insieme con la sacra tradizione ha sempre considerato e considera le divine scritture come la regola suprema della propria fede. Esse infatti, ispirate come sono da Dio e redatte una volta per sempre, comunicano immutabilmente la parola di Dio stesso e fanno risuonare nelle parole dei profeti e degli apostoli la voce dello Spirito Santo. È necessario dunque che la predicazione ecclesiastica, come la stessa religione cristiana, sia nutrita e regolata dalla Sacra Scrittura. Nei libri sacri, infatti,
Il Padre, che è nei cieli, viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazioni con essi. Avete notato? Questa ultima frase è meravigliosa. Dice che nei libri sacri, nella Sacra Scrittura, il Padre che è nei cieli viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con essi. Ma noi questo l'avevamo detto a proposito di che cosa? La stessa cosa. Di Samuele, della rivelazione. Dicevamo che nella rivelazione Dio, appunto, ecco che venne il Signore, stette accanto. Qui dice, viene con molta amorevolezza incontro ai suoi figli ed entra in conversazione con essi. L'unica diversità tra quello che avevamo visto in Dei Verbum 2 rispetto a questo è che là si diceva, con questa rivelazione Dio invisiva il suo grande amore parla agli uomini come ad amici. E qui invece dice che viene incontro, come dire, incontro ai suoi. Là parlava di amici, qui parla di figli. Per dire che se uno preferisce, perché qualcuno dice, ma io avrei preferito che anziché mettere amici, avessero messo figli. Ecco, così mette a posto tutti. Se uno preferisce amici, tenga amici. Se uno preferisce figli, tenga figli. Sta di fatto che quando noi, con fede, invocando lo Spirito, ci mettiamo a leggere, a meditare la Sacra Scrittura, ad esempio il Vangelo, ecco, dice che Dio, il Padre che è nei cieli, viene con molta amorevolezza incontro a noi suoi figli ed entra in conversazione con essi. Più bello di così. Dovremmo meditare la parola di Dio tutti i giorni anche solo per questo. Ok. Abbiamo 5 minuti. Se avete qualcosa da chiedere. Potete anche riprendere queste cose come ha fatto questo illustre signore che è venuto a dirmi le sue obiezioni prima di incominciare appunto l'incontro. Possiamo incominciare la volta prossima proprio a sentire se c'è così qualche dubbio, qualche chiarimento da chiedere, lo possiamo fare, tanto non è che abbiamo il programma che assolutamente deve essere eseguito, decidiamo noi. Ecco, però la volta prossima affronterei il tema della interpretazione, un problema molto delicato della Sacra Scrittura. Tutto a posto. Se è tutto a posto, allora ci alziamo in piedi e concludiamo con la preghiera. Prendete il foglio della preghiera, c'è il Salmo 119. Possiamo partire dal versetto 105. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Ho giurato e lo confermo di osservare i tuoi giusti giudizi. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai sensi, fa risplendere il tuo volto sul tuo servo e insegnami i tuoi decreti. Torrenti di lacrime scorrono dai miei occhi perché non si osserva la tua legge. Giunga il mio grido davanti a te, Signore. Fammi comprendere secondo la tua parola. Venga davanti a te la mia supplica. Librami secondo la tua promessa. Mi venga in aiuto la tua mano, perché ho scelto i tuoi precetti. Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è la mia delizia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli. E per intercessione
della Beata Vergine Maria. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Buonanotte a tutti.